L'adozione è un percorso lungo, un calvario della psiche e dell'anima, la cartina di tornasole delle proprie incapacità. Come vostra psicologa, il mio primo compito è scoraggiarvi. È diventata un'ossessione per me avere un figlio. Dappertutto immagino donne incinte, un esercito in marcia che viene verso di me. Vuole che io sia sincera. Io non vengo qui per essere considerata una brava persona. Io vengo qui perché ho paura. Io ho paura di perdere l'uomo che amo. Io voglio un figlio. Che lo leghi a me. Che lo leghi per tutta la vita. Un lucchetto di carne. Che sapore ha la verità? Atroce. Migliore. Quando mio padre picchiava mia madre, io mi nascondevo nello stanzino. Mi dicevo, Diego, pensa a una cosa bella, pensa a una cosa bella. E invece mi pisciavo nei pantaloni. Uscivo solo quando mia madre si lavava la faccia e tornava in cucina a friggere le uova. Io le sorridevo, le tenevo la mano e le dicevo, tranquilla, ma non ho visto niente, ho visto solo la cosa bella. Mio padre era un operaio. Quando è morto, quando hanno sollevato il container, non si vedeva nulla, soltanto una marmellata di gamberi a papà in mezzo a una pozzanghera. Quel giorno ho fatto la mia prima fotografia. E poi ho cominciato con l'eroina. L'eroina era la cosa bella, era la cosa che riusciva a coprire il dolore. Il campetto di calcio dietro casa diventava lo stadio Maracanà e la mia brutta faccia non mi sembrava più così male. E poi è arrivata Gemma. L'unica cosa bella della mia vita. Io voglio un figlio con i suoi occhi, con la sua nuca. Secondo lei ce n'è uno così da qualche parte?